Salvaguardare il patrimonio culturale intangibile, evitando di imbalsamare, spettacolarizzare e mercificare la tradizione, favorendo invece la sostenibilità ambientale, la cultura dei luoghi, la socializzazione, l'interculturalità, il superamento delle diseguaglianze e degli stereotipi. Di grande interesse il seminario dal tema Comunità, riconciliazione, sviluppo, organizzato presso l'Università D'Annunzio di Chieti, destinato ad antropologi, studenti, ad operatori delle Pro Loco, a giornalisti. Il seminario è stata l'occasione per mettere a fuoco insieme il significato sfuggente al senso comune del patrimonio intangibile e della sua salvaguardia, che la cattedra di antropologia culturale dell'Università D'Annunzio porta avanti come progetto di sviluppo sostenibile presso i paesi abruzzesi delle aree montane più disagiate. Si tratta dunque di un vero e proprio impegno dell'Università per il territorio, soprattutto nei riguardi dei piccoli borghi dell'entroterra, spopolati in favore delle città costiere, ma ricchi di identità ben precise. Salvaguardare le espressioni culturali dei piccoli centri appenninici equivale ad assicurare la vivibilità di questi centri, la qualità della vita, dunque lo sviluppo sostenibile. L'antropologa organizzatrice dell'appuntamento, Lia Gian Cristofaro. Il discorso invece dell'implementazione della salvaguardia del patrimonio culturale intangibile, soprattutto nelle aree disagiate, si realizza attraverso interventi di sviluppo dal basso, sviluppo sostenibile, sviluppo di piccole economie, per esempio nei paesi montani che soffrono moltissimo sia la crisi economica sia il dissesto idrogeologico e in seguito anche ai sismi e alla mancata manutenzione del territorio. Quindi passare da una cultura del tempo, del travestimento, della nostalgia, dell'interpretazione del passato a una cultura dei luoghi per ridare vivibilità e sostenibilità ai luoghi. Costituiscono il